ragazze, ciao ragazzi. Allora, intanto voglio ringraziarvi per l'affetto. So che siete felicissime, felicissimi che sto caricando tantissimi video e voglio dirvi che ho tutte le intenzioni di continuare a farne tantissimi. Quindi sono felice che voi siete felici e voi siete felici che io sia felice, una roba del genere. Quindi hearts, hearts, vi voglio bene. Bando alle ciance, se no io faccio sempre intro troppo lunghi. Oggi video sugli shower hacks, quindi vi darò 10 consigli, 10 trucchetti sulla doccia che vi cambieranno davvero la vita, quindi vediamoli insieme. Numero 1 è questo, riguarda l'asciugatura dei capelli. Se come me avete i capelli molto sottili, molto fini e con un po' di umidità tendono a fare l'effetto cespuglio, io detesto quando mi si gonfiano in quel modo. Per evitare che questo succeda, un trucchetto molto molto utile è asciugare i capelli subito dopo la doccia, non con un asciugamano, bensì con una t-shirt normalissima di cotone. Ne abbiamo a migliaia, magari vecchie o che usiamo solo per dormire, logicamente prima laviamola e poi possiamo usarla al posto appunto dell'asciugamano. Questo toglierà tutto quell'effetto umido e crespo dai capelli e quindi non tenderanno a gonfiarsi come prima, perlomeno, ed è anche molto più delicata sui capelli. Numero 2, e questo trucchetto è per i pigri, per le pigre come la sottoscritta. Allora, io detesto stirare, non so voi, ma io non solo in estate perché fa caldo, io detesto stirare sempre. Ebbene, ho scoperto che praticamente, avete presente quando uscite dalla doccia e tutto l'ambiente è molto caldo barra umido? Bene, quell'ambiente è perfetto per appenderci i vestiti che devono essere stirati, perché l'umidità e il calore fanno sì che le pieghe e quindi le grinze dei vestiti si sciolgano, si raddrizzino praticamente, e quindi i vestiti non so stirarli, perché incredibile, ma vero, provatela questa cosa, vi giuro, io sono, cioè, è stato tipo mind blown, quindi non stirerò veramente mai più nella mia vita. Se prima stiravo due volte all'anno, adesso neanche quello, però provateci, perché vi giuro che lasciare i vestiti lì per insomma un'oretta così, fino a quando quel calore e quell'umidità sono presenti nel bagno, aiuta un sacco e vi stirano i vestiti. Provare per credere. Trucchetto numero 3, avete presente la doccia in sé, insomma, quindi la testa della doccia dalla quale, cioè io per spiegare sono fantastica veramente, dalla quale viene giù l'acqua, insomma, quindi la doccia in sé, praticamente il telefono doccia, come si chiama, bene, quel coso molto spesso, aiutatemi, quel coso molto spesso si riempie di calcare. Una cosa che è fantastica contro il calcare è l'aceto, quindi basta immergere il telefono doccia nell'aceto, basta che ne mettiate un bel po' in un sacchettino di nylon e poi naturalmente con un elastico, con dello scotch, bloccate il tutto sul telefono doccia, lasciate lì tutta la notte e la mattina dopo togliete, rimuovete magari i residui con un fazzolettino, con una spugnetta, e vedete che la doccia brilla e il calcare non c'è più. Trucchetto numero 4, allora, se avete poco spazio nel bagno e il phon tende a prendervi un po' troppo spazio nell'armadietto, una cosa molto utile da fare è, avete presente quei portadocumenti che sono fatti tipo così, insomma, vi metterò una foto, e che costano anche pochissimo, vi basta prenderne uno, attaccarlo tipo con qualche vita, insomma, all'interno della porta del vostro armadietto, e lì ci sta perfettamente, provare per credere, il phon, qualsiasi phon, così guadagnerete spazio e in più avrete il phone sempre a portata di mano e comodo, senza che il filo del phone vada ad attorcigliarsi attorno ad altre cose. Trucchetto numero 5, se avete poco spazio nel bagno, e questo trucchetto ve l'avete visto fare anche nel home tour, questa è una cosa che ho fatto anch'io ed è molto molto utile, vi devo dire la verità, è semplicemente andare a posizionare una mensola sopra la porta del vostro bagno. Ebbene sì, quello è sempre uno spazio, se ci pensate, sopra le porte c'è sempre uno spazio mai utilizzato, però una mensola messa sopra la porta, pensateci, può contenere davvero tanta tanta roba, tanti tanti prodotti, tante cosine. Quindi basta installare una mensola sopra la porta e voilà, avrete praticamente lo spazio di un mobiletto che prima non avevate, dove potete mettere un sacco di roba. Trucchetto numero 6, se usate il tagliaunghie, una cosa intelligente da fare è tagliare le unghie subito dopo essere usciti dalla doccia. Perché? Perché il calore e l'umidità fanno sì che le vostre unghie siano più morbide dopo la doccia, e quindi andare a tagliarle sarà molto più semplice ed eviterete che l'unghia si spezzi mentre andate a farlo. Trucchetto numero 7, quando risciacquate i capelli dopo aver fatto la doccia, fatelo con l'acqua fredda, non gelida, però con l'acqua fredda. Perché? Perché questo fa sì, l'acqua fredda fa sì che le squame dei vostri capelli si chiudano, quindi tutti i benefici del balsamo, della crema che avete messo saranno sigillate nei capelli, e quindi i capelli risulteranno anche molto più lisci, molto più morbidi.
trucchetto numero 8. Gli asciugamani che tenete in bagno, invece di piegarli normalmente, magari in una fila così, andate piuttosto ad arrotolarli. Questo, oltre che far sembrare il bagno un po' una spa, così questo l'ho fatto anch'io, andate a guadagnarci anche in spazio, perché è incredibile ma vero, ma stesso principio, vi ricordate, ve l'avevo detto, di piegare i vestiti prima di metterli in valigia, perché così guadagnate spazio. Stesso discorso anche per gli asciugamani nel bagno. Trucchetto numero 9. Avete presente quando uscite dalla doccia e non potete mettervi la crema, non potete fare niente perché lo specchio è completamente appannato? Ebbene, per far sì che questo non accada più, basta pulire lo specchio prima di fare la doccia, naturalmente, con della schiuma da barba. Ebbene sì, stiamo scoprendo in questi video che la schiuma da barba ha mille usi, quindi adesso andiamo tutte a fregare la schiuma da barba ai nostri ragazzi, fratelli, rispettivi mariti, eccetera eccetera. Però provare per credere anche questo, non ci potevo credere, non so nemmeno perché questo succeda, quale magia e stregoneria faccia sì che con la schiuma da barba e lo specchio non si appanni più. Però provateci, se lo fate, se passate la schiuma da barba, che comunque pulisce anche lo specchio, prima di fare la doccia, fate la doccia e poi il vapore, non si sa come mai, ma non appannerà il vostro specchio e voi potrete uscire dalla doccia, truccarvi o mettervi la crema e vedervi mentre lo fate. Ultimo trucchetto, numero 10. Avete presente, questo forse è uno dei miei preferiti, avete presente i rasoi? Ebbene sì, tutte abbiamo o abbiamo avuto almeno una volta nella vita un rasoio. Io lo uso molto molto spesso, quasi sempre per le gambe, e quindi le testine dei rasoi sono solitamente molto care, non costano poco e si rovinano purtroppo in fretta. Quindi, per prolungare la vita del vostro rasoio, una cosa che potete fare, perché a un certo punto non taglia più, vero? Quindi è come se dovessimo fare 30 passate perché ormai la testina andrebbe cambiata. Ebbene, potete prolungare per un po' la vita del vostro rasoio andando a passarlo su un paio di jeans che non utilizzate più, un paio di jeans vecchi. Potete andare a passare il rasoio su con movimenti verso l'alto, e questo va a affilare un pochino le lame, quindi prolunga di un pochino la vita del vostro rasoio. Quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile questo video. Scrivetemi nei commenti se vi piacciono questi video o se avete già provato qualcuno di questi shower hacks. Io intanto vi mando un bacio gigante, un mega abbraccio e alla prossima, ciao!